Sembrava un sabato pomeriggio come tutti gli altri. Ludovica e io eravamo nei nostri posti. Ma sono fantastici! Aiuto! Questo? Wow! Bellissima! Guarda, Auri, ti piaccio? Fantastica! Guarda io con questo bel cappellino. E ora mi metto anche i tacchi. Wow, Ludo, mi sento proprio mamma, lo sai? Oh, guarda, Ludovico! Oh. Ah, io devo un attimo prepararmi per la cena. Sono mamma. Mettiamoci il rossettino. Allora mettitelo. Un pochettino, dai. Sono, aiuto. Ludovica. Mamma ha del buon profumo, Ludo! È passata più di un'ora! Sul do, mettiamo tutto a posto perché sai che mamma non ama il disordine, ok? No, 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 io voglio giocare ancora. Ma che ti sei combinato? No, Ludo, dobbiamo sistemare, dai! Va bene. È un carillon. Apriamolo. Deve essere un regalo per noi. Ecco perché la mamma l'ha nascosto. No, Ludo, non è un regalo, è della mamma. Ok? Rimettilo a posto, Ludo, dai. Rimettilo a posto. No, vorrei vedere cosa c'è dentro. Ludo, non fare capricci, rimettilo a posto. No. Dammi. Ludo! Tanto non mi prendi. Ah, via. Ludovica, vieni qua. Adesso lo apro. Aspetta, aspetta. Che belli. Wow. Che cosa sono? Braccialetti. Che belli, te l'ho detto che erano un regalo per noi. Noi amiamo gli unicorni. Lo sai, Ludo, forse hai ragione. Perché allora questi braccialetti sono in un carillon rotto che neanche funziona? Ludovica! Paura. Ludo, qui succede qualcosa di strano. Togli subito il braccialetto. Ludo, fermati, Ludo. Ludo, fermati. No. Che succede?